Allora, giudizio, esclusione, volontà di potenza fanno parte hanno la stessa natura. Volontà di potenza è volontà di predominio. Nei confronti di chi viene esercitata, se non viene contrastata, genera paura. Quindi, chi esercita volontà di potenza cerca di mettersi in posizione di dominanza, generando nel dominato la paura. Quindi la paura è connaturale al gioco del potere. Cos'è giudizio? Cos'è volontà di potenza? Fondamentalmente, almeno a livello psicologico, è una minaccia di una punizione, oppure una sentenza che indica una punizione, cioè il ritiro dell'amore, dell'approvazione nei confronti del soggetto più debole. La forma può assumere quella dell'accusa, della lamentela, della pretesa. Sono in ogni caso delle manipolazioni. Manipolazioni qui, nello simbolo del potere, questa è la nuvoletta che impedisce alla parte sottomessa di comprendere la natura del potere. In conseguenza di questo insieme giudizio, esclusione, volontà di potenza che genera paura, appunto, se andiamo a guardare più in profondità, vedremo che nel soggetto che la riceve si sviluppa anche in lui una contrastante volontà di potenza, a meno che non si ritiri dal gioco di potere, solo che è una volontà di potenza che subisce con una volontà di potenza più grande. E questa volontà di potenza si frammenta in una volontà di potenza contro se stessa. Quindi la struttura depressiva che dice: hai ragione tu sei prepotente, ma hai ragione ad essere prepotente, perché io merito che tu sia prepotente. Quello che dici è vero. Mi stai dicendo che io non valgo? Benissimo, hai proprio ragione. E dandoti ragione, qual è lo scopo di questa parte? È quello di captatio benevolentia, sperare di essere di nuovo incluso proprio perché ti do ragione. Un'altra parte dice esattamente il contrario, no, ho ragione io, tu sei un prepotente solo, ma questa parte può essere minoritaria. In ogni caso, tra queste due parti c'è sempre un conflitto, tra quello che dà ragione al prepotente e quello che gli nega la ragione. Questo conflitto, finché stiamo dentro la volontà di potenza che si mette in contrapposizione a un'altra volontà di potenza, non è evitabile. In questo senso diventa veramente un doppio legame. Qualunque mossa si faccia, si aderisca alla struttura depressiva o alla struttura narcisistica, sarà sempre dentro la struttura di potere. La paura, come dicevo prima, è la componente fondamentale connessa al potere, perché potere è sradicamento, sradicamento da sé, sradicamento dalla natura, sradicamento dal mondo, sradicamento dagli altri e quindi perdita di quel tipo senso di comunità che è l'unica sicurezza di cui l'uomo può godere. E questa paura genera una visione nichilistica della realtà, nel senso che io non ce la posso fare, io sono impotente e così via. Naturalmente questa visione nichilistica, nel caso del narcisismo, viene mandata nell'ombra, sembra che la persona non creda questo, ma in realtà ha una visione nichilistica degli altri, cioè vede gli altri come persone spregevoli. In termini ancora più riassuntivi, quando viene esercitata la volontà di potenza, che poi è giudizio, che poi è esclusione, che poi è incomprensione dell'altro, e quindi lo scopo è quello di indurre la paura dell'altro e sottometterlo, quello che si riesce a ottenere, quando ci si riesce, è la separazione dall'altro, dalla sua anima. Perché se non c'è separazione dall'anima, l'altro rimane connesso con la comunità delle anime, e nella comunità delle anime non viene toccato dalla paura, non è più attaccato all'immagine, non è più attaccato al giudizio positivo su di sé. Quindi, per essere parte di una struttura di potere, occorre essere sradicati dalla propria vera natura, dalla propria costituzione profonda, che è l'anima. E questo è anche il messaggio fondamentale di Angela Volpini, la mistica che abita vicino a Voghera, ok? Importante. Mistica che ha partecipato anche al Concilio Vaticano II come consulente, e a cui rinvio perché nel nostro sito ci sono tutte le notizie.
Quindi, l'altro passaggio che si genera, o in altri modi di osservare la cosa, è che in colui che cade dentro la relazione di potere in posizione di soggezione si genera dipendenza. Dipendenza da chi? Da colui che formula il giudizio, nella speranza di ottenere l'approvazione. Oppure si dipende comunque da lui anche se si entra nella posizione narcisistica, perché comunque di quel pensiero, di quel giudizio si tiene comunque conto, come qualcosa che può disturbare. Ma la dipendenza è esattamente l'opposto di che cosa? Della libertà. Quindi entriamo in posizione di dipendenza ogni volta che entriamo in una relazione di potere. Quando siamo nella dipendenza abbiamo l'attaccamento a che l'altro cambi opinione. Abbiamo attaccamento a un obiettivo, quindi siamo nella volontà di potenza. Che cosa in realtà vogliamo? Vogliamo essere amati e approvati da chi ci giudica e ci sta manipolando, perché è guidato dal malus, dal male. E verso il quale noi comunque proviamo avversione. Ecco, questa è la nostra situazione. Andiamo a chiedere un giudizio positivo a colui che forma un giudizio negativo contro di noi, perché è guidato dalla malevolenza nei nostri confronti. Salto questo discorso che è complesso e vado invece alla via d'uscita. La via d'uscita quindi non si trova nel rimanere dentro la danza del potere. La soluzione si trova nel rimanere ancorati o ritrovare il collegamento con la propria anima. Ma questo significa esattamente che cosa? Significa lasciare andare l'attaccamento alla volontà di potenza.